Riesco a girare il video sui prodotti finiti di novembre, perché veramente ne ho una marea. Cioè, Hello Kitty che praticamente esplode, più ne ho altri fuori. Quindi inizio subito perché ce ne sono un bel po' e soprattutto ci sono tante novità golose. Non vedo l'ora di parlarvene. Dunque, innanzitutto ho finito questa crema per il corpo e anche per le mani, insomma, io la usavo anche per le mani, che era di Victoria's Secret e quindi questa l'avevo presa con un ordine fatto in America, quindi non so quando ne rifarò un altro. E mi è piaciuta tantissimo, era alla rosa. Allora, innanzitutto mi piaceva molto il packaging, così un po' metallizzato, poi aveva un buonissimo profumo proprio di rosa, delicatissimo, e una consistenza molto corposa, per cui sulla pelle molto secca come la mia era proprio la crema ideale e non c'era nemmeno bisogno di stenderla tutti i giorni, infatti molto spesso non lo facevo e la pelle comunque risultava essere veramente molto ben idratata, quindi un prodotto promossissimo. E però non so se e quando la ricomprerò. Terminato questa crema per il viso di MAC. La confezione non so se la butto perché è troppo bella perché è tutta glitterata. Allora, è proprio finita. L'ho finita ieri sera. È la Mineralize Charged Water. Credo che sia una crema a base di acqua marina, ma non sono sicura. Comunque, è una crema che mi è piaciuta tanto per il viso e anche per il collo, in quanto aveva una consistenza molto gelatinosa, insomma, si stendeva benissimo, però era un po' gelatinosa. Mi piaceva il profumo, un profumo fresco e molto delicato e si idratava benissimo, quindi prodotto promossissimo. Ho terminato anche questo balsamo per capelli secchi della The Body Shop della Rainforest, quindi è quella linea di prodotti del commercio eco-solidale. Tutto verdissimo, inci senza parabeni, senza coloranti, senza profumi, senza niente. Questo prodotto non mi è piaciuto, ma in generale i balsami per i miei capelli difficilmente mi contentano. Preferisco le maschere, sono molto più nutrienti, ma questo proprio mi lasciava i capelli comunque secchi a distatto, appena lavati, non facilmente pettinabili e quindi no, lo boccio. E questo era comunque specifico proprio per capelli secchi, idratanti, ma a me non ha funzionato. Prima novità golosa, dolciastra, anche se esistono già questi biscottini della Saima, però questi sono della Milka, sono i Choco Minis e sono praticamente questi biscotti ricoperti con una stella di cioccolato Milka e dentro hanno la crema al latte. Buonissimi! Io questi molto spesso li ho mangiati proprio anche inzuppati nel latte e caffè la mattina, per cui erano fantastici perché il cioccolato sopra si scioglieva un po'. E quindi erano proprio buonissimi, ve li consiglio. Una novità invece viene dalla Bauli e sono questi biscotti che si chiamano Cuor Felici. Praticamente sì, sono divisi in due, così sono praticamente due metà di un cuore e sono alla nocciola e alle gocce di cioccolato. Questi biscotti sono buonissimi, anche se non si inzuppano facilmente. Però si sì, sono belli corposi, cioccolatosi, nocciolosi, buonissimi. Se li trovate, prendeteli, sono una novità. Immancabile il mio dentifricio mensile, ogni mese ne faccio fuori uno. Questo è quello che è un po' semi-trasparente con dei microcristalli, non so, è divertente. Ho terminato questa schiuma per capelli della Nivea, la Extra Strong. E questa ha anche una formula protettrice della cheratina e mi è piaciuta tanto. Ha anche un sistema di protezione dal calore.
E a me i prodotti NIVEA per i capelli piacciono. Questo è quello quasi super forte, però non lascia assolutamente i capelli incollati. Quindi sono facilmente proprio pettinabili, districabili anche la mattina, insomma sono morbidi, l'ho usato anche ieri sera per lavare i capelli, insomma è buonissima, è un prodotto super promosso, infatti la ricompro spesso. Prodotto MAC terminato è il cream wash, la mousse struccante. Questo prodotto mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Allora, mi è piaciuto perché in effetti lascia la pelle veramente pulita dopo aver tolto il trucco. Io struccavo gli occhi a parte, poi il resto del viso comunque lo lavavo con questo e bastava metterlo un po' sulla mano con un po' di acqua e faceva subito la schiuma. Poi, passando comunque il tonico, non rimaneva nulla sul viso, quindi puliva bene. Però secca troppo la pelle. Quindi secondo me non è assolutamente un prodotto adatto alle pelli secche e quindi lo promuovo perché comunque si strucca bene, ma lo boccio perché non è assolutamente adatto alle pelli secche come la mia. Comunque poi io mettevo subito la crema idratante e risolvevo. Però insomma, no, troppo aggressivo. Terminato anche, e finivo l'ultima goccia. Questa BB cream, sì, è una BB cream alla fine, Beauty Balm di Too Faced, e questa è la Vanilla Glow, colore Vanilla Glow, è quello credo più chiaro, ha anche un fattore di protezione 20 e io questo lo adoro, mi piace tantissimo sia in estate che in inverno, credo che sia proprio uno dei miei fondotinta, BB cream, quello che è preferito. Perché è un prodotto che comunque non colora eccessivamente, quindi per chi ha la pelle chiara come la mia va benissimo, copre comunque abbastanza bene, per essere un prodotto comunque delicato, ha una buona copertura e non secca assolutamente la pelle, tiene tutto il giorno, è un prodotto veramente buonissimo, costa un po'. Perché mi sembra costi su 40 euro se non sbaglio, però ne vale proprio tutti e sì, mi piace tanto. Ho finito anche il Guardami di Lash, in realtà era già scaduto da un pezzo, io l'ho finito pochi giorni fa, quindi vabbè. Comunque il profumo era sempre quello, quindi non credo sia scaduto tantissimo. È il contorno occhi che contiene ingredienti dedicati. Credo che contenga, ora qui non lo vedo scritto, ma tipo il fiordaliso, roba del genere, della lavanda, cose del genere. È un prodotto che non mi ha fatto impazzire particolarmente e poi comunque dura tantissimo questo flaconcino perché non fa nulla. Cioè, a parte essere comunque un prodotto molto delicato per la zona contorno occhi, molto ben idratante per carità, ma in realtà le occhiaie non le attenua. Non fa assolutamente nulla, quindi è solo un prodotto idratante, quindi non lo ricomprerò. Ah sì, poi ho una fumantina per il viso che è la Dream, fumantina Dream. Allora, io questa non l'ho usata come dovrebbe essere usata, ma l'ho semplicemente sciolta in un po' di acqua calda, ho aspettato che si freddasse. E poi praticamente la sto utilizzando, la tengo in frigo e la sto utilizzando come tonico dopo lo struccaggio. Perché comunque sull'Lash Time c'era scritto che si poteva utilizzare poi anche così. E devo dire che c'è cioè, un prodotto così abbastanza insignificante, però almeno così lo uso. Devo dire che qualche traccia di trucco me la toglie di quella che resta. Per cui. Però insomma, ecco, non ha un grande profumo, non ha niente di che. È un po', dovrebbe contenere delle sostanze un po' idratanti, ma insomma, le fumantine, così come qualche altro prodotto là, sono quei prodotti talmente insignificanti e inutili che non verranno assolutamente ricomprati. Poi ho mangiato i prunini a cioccolato fondente, buoni, molto buoni. Altra novità Milka sono i Choco Mousse.
sono un biscotto a forma di mucchina ricoperto sull'altro lato tutto di cioccolato. Non credo che questi biscotti abbiano bisogno di spiegazioni o di giudizio. Buoni. Un'altra novità Bowie, simile all'altra, sono le farfalle allegre. Anche queste praticamente sono due ali di farfalla e questi sono al latte e alle gocce di cioccolato. Questi mi sono piaciuti anche più degli altri, che sono più delicati e comunque non avendo le nocciole si sente molto molto di più il sapore del cioccolato. Ve li consiglio. Mangiato anche tutta questa bella confezione di pasticcini assortiti di Matilde Vincenzi. Queste sono le mini voglie, praticamente le ho fatti fuori in un giorno, presumo, e ci sono di tantissimi tipi e mi piacciono perché non sono assolutamente rovinati, non hanno troppe briciole sparse in giro, quindi sono abbastanza integri. E poi comunque è una buona marca e i biscotti sono buoni, soprattutto questi che avevano la crema tipo Grisby. Terminato anche il deodorante della Kiko, l'Holiday. Allora, questo non mi piace per il profumo, perché ha un profumo veramente disgustoso, però per fortuna dura pochissimo. E mi è piaciuta però la durata perché io poi lo testo anche in palestra, praticamente ce la metto la mattina e poi basta e ci vado anche in palestra e dura, quindi è buono, però sicuramente non ha assolutamente un inciverde, quindi vedete voi se lo volete prendere o no. Io non lo riprendo perché non mi piace il profumo. Poi ho mangiato questa tavoletta, sempre della Milka, le bubbly, e sono queste gocce, queste sfere di cioccolato che dentro sono tutte spugnose. Anche queste non credo abbiano bisogno di spiegazione o di giudizio. Sono Milka, quindi una garanzia assoluta. Poi ho fatto fuori le chicche, queste del mulino bianco con la crema al cioccolato. Buonissime, però peccato che di questi fanno solo queste piccole confezioni che non durano niente. Poi, sì, questo mese ho trovato questi prodotti della Milka, li ho presi tutti, quelli che ho trovato. Ho mangiato i Choco Wafer ricoperti di cioccolato Milka. Poi sono carinissimi questi perché sono confezionati uno ad uno. Cioè, con il caffè inzuppati nella tazzina del caffè dopo pranzo, la morte sua. Poi un'altra novità, sempre della Bauli, sono i fior golosi, che sono questi, con gocce di cioccolato e questi sono al cacao. E buoni, sì, come tutti gli altri. Ma io basta che c'è il cioccolato e mi piace tutto. Vedo ancora scatoline viola, i biscotti, i cookies XL, buonissimi. E comunque devo dire che ho guardato gli ingredienti, anche se naturalmente non sono dietetici, che sono dei brownies praticamente, però non hanno assolutamente troppe schifezze dentro, però naturalmente sì, non sono dietetici. Sono biscottoni enormi, cioè buonissimi. Ho terminato anche questo siero, sempre di MAC, questo era la Marine Bright Formula Serum. Allora, a parte il packaging bellissimo, che è tutto colorato, così multiriflettente, mi piace tantissimo, mi è piaciuto perché è un siero molto delicato, ad assorbimento ultra rapido. Quindi se andate di corsa, mettete questo, il tempo che riponete il barattolino e prendete la crema idratante, questo si è già assorbito tutto. Mi è piaciuta anche la profumazione, insomma, mi è piaciuto come prodotto. Terminato anche il pigmento MAC, sì, Lash, color porcellana. Questo ovviamente è quella specie di fondotinta di Lash. E mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Allora, questo è veramente molto.
molto bianco. Io infatti poi rifinivo il tutto con un po' di terra, con lo skin finish MAC, perché altrimenti sarei veramente stata bianchissima. Ma devo dire che ha una coerenza stratosferica. A parte appunto che è un prodotto completamente bio, quindi verde, e quindi questo già è un punto a suo favore. Ma la coerenza è assoluta. Io ve li consiglio questi, perché anche se sono comunque un barattolino piccolino, durano tanto. Utilizzato anche questo campioncino di La Masca, che era Hydra Veil, un gel reidratante. Non mi è piaciuto assolutamente, io l'ho usato come crema, credo che sia una crema, non lo so, non è che si capisce molto, ma assolutamente era proprio un gel pastoso che poi vabbè, una volta steso sulla pelle, probabilmente con il calore un po' si addolciva, ma insomma non mi è piaciuto assolutamente come prodotto. No. Ho terminato anche la ruota di correttori Kiko. Tutti finiti, compreso anche l'illuminante al centro, e questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Il verde soprattutto copriva benissimo tutti i rossori, ma anche gli altri correttori. Mi è piaciuto tanto. Certo, poi soprattutto sotto agli occhi bisognava fissarli con la cipria perché sono veramente molto pastosi. Però nulla da ridire, proprio buon prodotto, questo mi piace tantissimo. Ho terminato anche questo campioncino di crema idratante di The Body Shop al musco bianco. Cioè, la linea di The Body Shop al musco bianco, non lo so che cosa ho detto, forse musco bianco, muschio bianco, è buonissimo, soprattutto come profumo mi fa impazzire. Poi tutto bianco, è proprio invernale natalizio. Buono. Ah, e poi ho utilizzato la Balistica Lash. Sul nome sono un po' indecisa perché non sono sicura, perché io l'ho tolta praticamente dalla confezione con il nome e l'ho messa nell'apposito contenitore, quello lì alto, a cilindro di Lash per le balistiche. Credo che sia grande sboccia. È una balistica bianca che fa tantissima schiuma, ha un buonissimo profumo dolciastro. E mi è piaciuta tanto perché tutta questa schiuma all'inizio pensavo creasse problemi un po' all'idromassaggio, ma poi comunque alla fine sparisce, però dura un po'. È veramente molto divertente, morbida, idratante. Mi è piaciuta tanto come balistica. Basta, per questo mese ho finito, ma devo dire che ho finito davvero tante cose. Sono contentissima, soprattutto di avervi fatto vedere, non ci vado con il tempo, tutte le novità dolciastre. Io spero che il mio video vi sia utile, come sempre, e vi aspetto su Facebook, su Instagram, trovate tutto sotto per contattarmi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se vi sto simpatica, se vi piace il mio canale, e ai prossimi video. Ciao!